di notte. Ma è sabato, è sabato, va bene farlo di sabato. Bobo, tutti i giorni sono sabato ormai, sono da 45 giorni chiuso in casa, lo sai o no? Bravo. Sto mangiando, sto bevendo, ogni tanto prendo qualche gavettone, ogni tanto prendo qualche borsata addosso. Ah, ovviamente. Questa mi mena, non lo sai, questa mi mena sul serio. Stai attento. Bobo. A chi hai dopo il collegamento? C'ho il tuo numero 9 del Milan. Il mio no, veramente. C'hai Zaghi, c'hai. Dai, Pippo. Pippo, sì. Dai, Pippo, poi fagli la domanda. Ma se il calcio non esistevano le porte, Pippo poteva giocare a basket. Però ha fatto di gol, eh. Quante risate mi ha fatto fare quel fio della mignotta, mamma mia, mi raccontava delle cose, però poi come le diceva lui, era una roba imbarazzante, mi sono divertito tanto, l'ho beccato in periodo quando stava già smettendo, però è da ridere. Oh, lo sai che c'era il periodo che io volevo andare a Bologna, 2 anni fa, oggi, quando stava lui. Cosa facevano? Ovviamente faceva sempre la solita sceneggiata. Io gli mandavo i messaggi, dico, oh, Pippo, me la venga a giocare, tranquillo, tanto c'avevo 34 anni. E lui faceva la sceneggiata, no, ma sai, Antò, a livello numerico siamo in tanti, c'erano 50 a casa, quanti gol avevano fatto? 3. Comunque, col Benevento stanno bene, eh? Ma adesso sì, ma hanno la squadra forte. Allora, ti dico la verità, Bobo, io pensavo che potesse diventare più allenatore velocemente lui che il fratello Simone. Invece Simone sta facendo tanta roba. E Pippo ha fatto fatica nella prima esperienza, nelle prime due esperienze, sia al Milan che a Bologna. Però adesso si sta riprendendo, anche lui è uno che capisce di calcio, mangia calcio. Ci sta. L'importante è allenare, fare esperienza, capito? Certo, assolutamente, ma lui poi è uno che conosce il giocatore della Serie B, della Serie C, conosce tu. Bobo, invece te cos'è che vuoi fare da grande? Cosa non ti piacerebbe, oltre l'opinionista? Vediamo, non lo so, tanto. Tanto devo crescere le mie bimbe. No, quello fuori, a parte che non devi crescere te in cazzo, perché c'è già chi le cresce, la mamma. Solo tu vuoi crescere. È la verità, cosa vuoi crescere te? Guarda come stai messo, con gli occhiali, con quei capelli, mi sembri Luca Giurato, dai. Ora quando finisce tutto ci veniamo lì a Genova, veniamo 2 o 3 giorni a Genova a trovarti. Bobo, quando vuoi, io sai che a disposizione, casa mia e casa tua. Il problema è che mi dici sempre vengo. Allora, il problema è questo coronavirus, quando è che... Glielo dicevo alla Costanza ieri sera, appena finisce tutto quanto, con calma andiamo da Carolina, da Antonio e stiamo un paio di giorni, dai, non vedo quando volete, Bobo, veramente stai bene, tu vivi in quella città là, e la città là ti offre.